Buongiorno a tutti, bambine e bambine, buongiorno a tutti i maestri e le maestre collegati con noi. Io sono Benedetta e sono responsabile del progetto Lettura. Ma oggi in questa stanza non sono mica da sola. Insieme a me c'è un amico speciale. Indovinate chi è? È proprio lui, Draghetto. Eccolo qui, un amichetto che sicuramente tanti di voi conoscono e che avete anche tra qualche banco di scuola. E oggi siamo qui per leggere insieme la storia di Draghetto. E lo faremo insieme a una carissima amica, una esperta di lettura ad alta voce, che è Clotilde Grisolia. Ciao a Eccomi. tutti, eccomi! Buongiorno Benedetta! Grazie Buongiorno Clotilde, grazie mille per essere qui con noi oggi. a voi, grazie a tutti i bimbi e le bambine che sicuramente ci staranno ascoltando e grazie ovviamente anche a tutti i maestri e le maestre. Anch'io sono in compagnia di un amico. Lo posso far vedere? Vai! Eccolo! Anche io sono qua in compagnia del nostro amico Draghetto. Esatto. Allora, io direi che possiamo iniziare. Voglio ricordarvi solamente alcune piccole cose, cioè che la puntata di oggi potrete rivederla registrata direttamente dal sito da cui vi siete iscritte, quindi su daleggiamo.it. Al posto di iscriviti troverete rivedi e potrete rivederla tranquillamente tra un paio di giorni. La seconda cosa che volevo dirvi è che per tutte quante le vostre domande e curiosità potete scriverci qui sotto su domande e risposte. Mi raccomando, non in chat perché sarà disabilitata. Poi, a circa 10 minuti dalla fine, Clotilde, io ritornerò in video e leggeremo tutte le domande che i bambini sicuramente ci faranno. Quindi fatecene tantissime e Clotilde poi vi risponderà e vi risponderemo insieme. Quindi direi di cominciare e buon ascolto, bambini. Benissimo, grazie. Allora, bimbi, bocca chiusissima, orecchie aperte e siamo pronti per l'avventura del nostro draghetto. Ecco. Il draghetto è un cucciolo di drago che non fa paura a nessuno perché non sputa fuoco. Anzi, lui è molto curioso e non sta mai fermo, proprio come voi, bambine e bambini. La sua missione è aiutare tutti i bambini e le bambine. Così, ogni mattina, saluta la mamma e il papà e la sua sorellina. Ciao a tutti! Vado, aiuto e torno. Oggi è il primo giorno di scuola di Riccardo. Riccardo è emozionato perché sa che sta iniziando una bellissima avventura. Però pensa, ma mamma e papà mi verranno a prendere? Un po' preoccupato, così come ogni tanto siete pure voi, bimbi e bimbe. Allora, draghetto, arriva subito in suo soccorso. Eccolo qua. Dice, non avere paura. E con un balzo si infila nel suo zainetto. Felici entrano a scuola. E poi Draghetto saluta Riccardo e trascorre una bellissima mattinata. Come tutti voi, bambini e bambine. Allora, è appena nato un fratellino. E le attenzioni dei genitori, di mamma e papà, sono tutte rivolte a lui. E Nora è un po' gelosa, come magari è successa anche qualche volta a voi, bambini e bambine. Quando eri piccola, mamma e papà hanno avuto le stesse attenzioni pure per te. La rassicura Draghetto, entrato in volo dalla finestra.
Nora adesso ha capito. E invece di essere gelosa si prenderà cura del fratellino insieme alla mamma e papà, proprio come voi, bambini e bambine. Guido, non piacciono tanto le verdure. Tutte le volte che le vedi nel piatto si tappa il naso e chiude la bocca, come fate ogni tanto anche voi, bimbi e bimbe. Se vuoi le assaggio io, vedi come sono buone, esclama Draghetto, dopo essere balzato sul tavolo. Guido lo guarda, prende la forchetta e, prendendosi coraggio, assaggia anche lui, piano piano, e poi scopre che le verdure sono davvero buone. Davvero squisite, proprio come tutti voi, bambini e bambine. Sara vuole sempre decidere lei come e con che cosa giocare. E questo le sue amiche, un po' dispettite, a volte la lasciano da sola. Ogni tanto fai scegliere pure a loro e vedrai che andrà meglio, le dice Draghetto seduto sulla panchina insieme a lei. Sara riflette, ascolta il suggerimento di Draghetto e per tutto il pomeriggio gioca con le sue amiche. Proprio come fate voi, bambini e bambine. Bianca è un po' timida. Non ama proprio tanto le sorprese. E il suo compleanno, la mamma e il papà le hanno organizzato una festa. Però questo la mette un pochino a disagio. Fai un bel respiro e sorridi, le dice Draghetto tenendola per mano. Bianca allora si fa coraggio e con la coroncina in testa fa il suo ingresso alla festa e sorride felice come tutti voi, bambini e bambine. Quando è ora di andare a dormire, Davide inventa ogni scusa perché ha un po' paura e il pensiero di fare brutti sogni lo fa un po' tremare. Un po' come succede a voi, bambini e bambine. Se vuoi dormo con te, gli dice Draghetto, e con un balzo si infila sotto le coperte. E così Davide può dormire abbracciato a Draghetto e si addormenta e viene cullato da bellissimi sogni, proprio come voi, bambini e bambine. La giornata è finita e Draghetto torna a casa, felice di avere aiutato tutti i suoi amici e le sue amiche a vivere le loro emozioni. E anche oggi il suo piccolo cuore di drago
è pieno di felicità ed è come quello di tutti voi, bambini e bambine. Ciao bimbi, grazie. Eccoci qua. Bravissima Clotilde, bellissima l'interpretazione che dai sempre con la tua voce, con la tua dolcezza, quindi è sempre un piacere ascoltarti. Allora, rifacciamo vedere un attimo bene il draghetto. Lo alzi tu, lo alzo io? E alziamolo tutti e Siamo due. entrambe? Eccolo qui. Eccolo. Eccoci qua. Draghetto ovviamente vi accompagna non solo durante il vostro anno scolastico, ma anche durante le vacanze, se vorrete. Infatti, quest'anno vacanze con draghetto per tutte quante le fasce. Quindi, eccolo qui. Per la quarta, 5, 6 anni, draghetto al mare che nuota. Va pure sott'acqua, Ma draghetto. anche sott'acqua. Tu, Clotilde, queste cose, queste letture le fai spesso, vero? E hanno sempre un ottimo successo. Sì, proprio la settimana scorsa abbiamo fatto una lettura animata su draghetto. I bambini poi hanno fatto anche un lavoretto, lo hanno colorato e abbiamo lavorato proprio sulle emozioni. E questo è uno strumento meraviglioso, questa storia, perché passa da un'emozione all'altra e quindi con gioco e con il divertimento, le maestre hanno la possibilità, di sperimentare le emozioni, anche di dare un nome, no? Dalla paura alla timidezza, alla gioia stessa. E per l'età così piccola dei 3-4 anni ancora è difficile. Invece, attraverso la storia riescono sicuramente a tirare fuori quello che è un sentimento che il bimbo sente dentro, in compagnia poi del suo amico draghetto. Quindi sì, devo dire che ai bambini piace Piace moltissimo, è moltissimo e vero. anche alle maestre perché si divertono anche le E insegnanti. infatti, proprio per questo, ti leggo alcune delle domande che sono uscite fuori proprio perché chiedono: ci vedremo ancora una volta per altre letture? Ma assolutamente sì, ne stiamo programmando altre. Già ne abbiamo fatte alcune, come per esempio il Kamishibai a dicembre, sotto il periodo natalizio, ma sicuramente ne programmeremo altre. Quindi restate collegati che sicuramente vi aggiorneremo con tutte le novità, visto che comunque la lettura ad alta voce ha un'importanza veramente molto molto grande che noi abbiamo cercato di aprire questa strada quest'anno e devo dire che comunque le risposte da parte di tutti quanti voi maestri e maestri sono veramente positive, quindi ci rincuora questa Ma cosa. infatti è bellissimo il fatto che un progetto lettura già nasca in età dove ancora magari i bambini non sanno leggere. Esatto. Ed ecco quindi che le maestre diventano poi strumento fondamentale, importantissimo, con Assolutamente. la loro voce, le loro abilità, perché le maestre veramente sono delle fatine. Io quando vado in classe È dico vero. sempre: sono arrivata dalle mie fatine. E più abituiamo i bambini, no? All'ascolto, più loro diventano portatori sani di amore verso il libro e verso la lettura, lo riportano a casa e quindi diventa una grande rete Benissimo, meravigliosa. benissimo. Per chi ci chiede dove trovate questo peluscino qui, lo trovate in questa magica scatola dove all'interno c'è Draghetto e all'interno troviamo il libricino, quello che ha appena letto la nostra amica Clotilde, che ora vi mostro. Eccolo qui. È proprio lui. Detto questo, vediamo se ci sono altre curiosità. Molti ci dicono che l'avete già letto, che è piaciuto tantissimo ai bambini. Per chi appunto sta chiedendo di rivedere questa lettura ad alta voce, sì, assolutamente, tra un paio di giorni circa, il tempo di caricarlo direttamente sulla pagina da Leggiamo. Nel link dove vi siete iscritte troverete un piccolo bottone con scritto Rivedi. Basterà cliccare lì e potrete rivederla in classe con i vostri bambini se doveste aver perso questo momento, questa mezz'oretta insieme. I bambini chiedono se Draghetto può venire nella nostra scuola. Assolutamente sì. Basterà. Se avete già in classe questo qui, potremo organizzare qualche lettura in presenza senza ombra di dubbio. Potete scrivere direttamente su Raffaello Promozione o su Formazione, è uguale. Adesso vi metto qui nella chat la mail così che potete scriverci le vostre richieste.
Vediamo, Draghetto, sei stato bravo e vogliamo essere amici con te. Draghetto è amico di tutti, quindi potete tranquillamente esserlo. Clotilde, ma Draghetto esiste davvero? Qui ci chiedono questa domanda difficilissima. Certo che esiste davvero, se viene in classe, viene a giocare con voi bimbi, esiste davvero. Sicuramente esiste, assolutamente. Poi qualcuno di voi lo può portare anche a casa, se lo vuole portare a casa così si addormenta con lui, E qualcuno magari può anche i fare in genitori possono classe. leggere la storiella insieme, perché è importante che anche i genitori facciano questo piccolo passo. I genitori, i nonni, i Tutti. fratelli maggiori o le sorelle Giusto. maggiori. Quindi sì, Giusto. Draghetto deve diventare l'amichetto di casa, così Un potete. compagno, per tutto quanto l'anno scolastico, ma anche per tutto il periodo estivo, per il periodo natalizio. Ormai è la mascotte, quindi è Ah, no, ma è presente. bellissimo entrare in alcune scuole che hanno appunto Draghetto, dove si vede tutti i lavoretti che man mano Esatto. dall'estate alla Pasqua, al Natale, alla primavera, e quindi Ma ogni veramente. tanto ci inviate tutti quanti, voi maestri e maestri, ci inviate qualche lavoretto che noi salviamo e teniamo con cura e magari qualcuno se lo stampa anche perché sono veramente dei capolavori, quindi veramente bravi, fate un ottimo lavoro con i vostri bambini e bambini in classe. Vi arrivano tantissimi complimenti per Draghetto e per te, Clotilde, quindi senza che ti li leggo tutti quanti, ma ti Grazie. aspettano alla prossima lettura, sono curiosi di sentire la prossima storia, quindi sicuramente ti rivedranno su questi schermi. Grazie. Allora, io direi che altre domande particolari non ce ne sono. Il titolo del libro è Il mio amico Draghetto, eccolo qui. Ma quanti anni ha Draghetto Clotilde, secondo te? Quanti anni ha, ci chiedono? Quanti anni ha? Avrà Su per giù. su per giù 3 anni? Tre È anni, come loro? almeno. È un coetaneo? È un coetaneo vostro, è piccolino, eh? Ah, Anzi, un forse è anche coetaneo. più piccolino di voi. Oh, infatti, lui pure va alla scuola dell'infanzia. Prima va ad aiutare Certo. tutti gli altri bimbi, li aiuta, li prende per mano, li accompagna a scuola e poi pure lui va a scuola dai suoi compagnetti. Quindi è un vostro coetaneo, si siede con voi Assolutamente. nel banco e vi racconta pure lui le sue storie. È verissimo. E allora niente, noi ringraziamo Draghetto per questa sua presenza e ringrazio te, Clotilde. Grazie a voi, Vi sempre. ricordo appunto sempre che è possibile rivedere la lettura su D'Aleggiano e che Draghetto vi aspetta per l'estate, con le vacanze con Draghetto. Buona scuola a tutti quanti, bambini, e a presto! Ciao a tutti, grazie.